Cambiamo completamente argomento, andiamo a Bra, capitale del Roero, perché l'arciconfraternita dei Battuti Neri è tornata all'antico rito dell'investitura. È stata un'epifania di rinascimento con i neorettori Marina Tibaldi, Alessio Bossolasco e Paolo Tibaldi. Vediamo. Il momento più solenne e intenso dell'anno per l'arciconfraternita della Misericordia di Bra è finalmente arrivato. Si parla della cerimonia di investitura che tradizionalmente coincide col giorno in cui la Chiesa celebra l'Epifania. Dopo un anno di stop a causa dell'emergenza sanitaria, i Battuti Neri hanno dato così il benvenuto a 3 nuovi membri che hanno assunto anche la carica di rettori per l'anno 2022. Tutte le operazioni sono state seguite dall'assistente ecclesiastico e spirituale della confraternita Don Giorgio Garrone, che ha presieduto la liturgia eucaristica di giovedì, coadiuvato da Don Michele Bruno, cappellano dell'Istituto Cottolengo di Bra. L'insediamento ufficiale è venuto nella suggestiva chiesa di San Giovanni Battista Decollato, sempre con attenzione alle norme contro il contagio, annotando la presenza di numerosi consorelle e confratelli, tra i quali il vice sindaco di Bra Conterno. Nei banchi c'erano anche il sindaco di Bra Fogliato, l'assessore Messa, una delegazione della confraternita dei Battuti Bianchi composta dal presidente Walter Manzone, seguito da Gianni Carnevale, Stefano Milanesio, Giovanni Mulassano e Giacomo Berrino, autore del servizio fotografico. Con grande solennità sono stati chiamati per nome Alessio Bossolasco, Marina Tibaldi e Paolo Tibaldi, tutti braidesi impegnati nel volontariato sociale della città, che hanno ricevuto la benedizione del celebrante e baciato l'antico crocifisso. Prima del rito, il parroco di Sant'Andrea e Sant'Antonino ha pronunciato le antiche formule elevando preghiere di benedizione e ringraziamento. Quindi, aiutati dai rettori uscenti, i neoletti hanno indossato per la prima volta il camice nero. Poi si sono cinti i fianchi con il cordone, hanno messo al collo il medaglione e preso in consegna al pastorale, meditando il significato della pagina di Vangelo sull'incontro dei re magi con il bambin Gesù. Una celebrazione intima, vissuta in comunione spirituale e preghiera, insieme a familiari e fedeli che hanno seguito la liturgia animata dalle note all'organo del giovane Massimiliano Stenta e dai canti intonati dalla vicepresidente dei Battuti Neri, Silvia Gullino. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. La funzione si è conclusa con la solenne benedizione, preceduta dalle parole di saluto del presidente Roberto Comoglio, che ha augurato a tutto il sodalizio un futuro all'insegna della luce e di un rinascimento tutto da vivere. È con gioia che questa sera, dopo 2 anni di sospensione causa Covid, nel nostro sodalizio, all'Arciconfraternita della Misericordia, detta dei Battuti Neri di Bra, abbiamo accolto i nuovi rettori dell'anno 2022, che sono Alessio Bossolasco, Marina Tibaldi e Paolo Tibaldi. La cerimonia è stata celebrata da Don Giorgio Garrone e concelebrata da Don Michele Bruno.